Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un test ragazzi di questo Mavic Air 2 che mi sta piacendo davvero tanto, un test su una diciamo le novità introdotte DJI con questo Mavic Air 2, cioè l'Active Track 3.0. Quindi lo metteremo diciamo alla prova in una situazione abbastanza secondo me estrema. Entreremo camminando all'interno di un bosco dove ci saranno dei rami anche bassi e soprattutto c'è una zona molto molto buia con davvero poca luce perché essendoci tante piante che chiudono proprio diciamo il passaggio dei raggi solari. Già non è una giornata particolarmente soleggiata e veramente diventa buio, quindi spero che il Mavic Air riesca comunque con i suoi sensori a vedere quei piccoli rami che comunque vanno a ostacolare il passaggio, perché vedrete ragazzi che c'è davvero da avere paura nell'attraversare un posto genere con un drone, perché ci sono proprio rami che passano dappertutto. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e testiamo questo Active Track 3.0 del drone DJI Mavic Air 2. Andiamo. I need a scarecrow after what you did, 'cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely awake. You left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up. Not in this century. Don't wake me up. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head. I need an angel after what you did, 'cause you were the devil, you messed with my head. You lied to my mother, you lied to my friends, you said that you'd be there, but this never ends. Century, don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. Ragazzi, pazzesco.
attraversato il bosco senza nessun problema, avete visto? E io mi giravo perché avevo paura che andasse a sbattere, perché ragazzi, DJI ha fatto un lavoro con questo nuovo ATTEC 3.0 davvero allucinante, perché il drone ci ha seguito, è sceso, si abbassava sotto i rami, veramente, veramente pazzesco, eh? Cosa dire ragazzi in più a questo? Che c'era poca luce, cioè veramente poca luce, cioè dei punti all'interno del, diciamo, questo sentiero del bosco che si vedeva davvero poco, e lui ci ha continuato a seguire senza perdersi. Avevo paura perché comunque magari non vedeva i rami, quelli sottili con le foglie, che magari li vedesse all'ultimo, appunto perché c'era poca luce. Invece no, ha continuato in maniera perfetta e guardate, sta ancora continuando a seguirci. Ovviamente qua è tutto più semplice perché non c'è, diciamo, rami, non c'è niente, ma adesso arriviamo qua avanti, c'è un'altra pianta e vediamo come si comporta il Mavic Air 2. Davvero tanta roba ragazzi, mi ha entusiasmato in maniera pazzesca, eh? Se io passo sotto alla pianta, ok, lui ci gira lontano ovviamente perché non è per niente stupido, anzi proprio per niente. Sul finale del sentiero c'era un fango, penso che l'abbiate visto dal video, mia figlia stava sprofondando perché ha piovuto talmente tanto in questi giorni che c'è in certi punti davvero tanto tanto fango. Adesso ritorniamo indietro e saliamo di là. Vieni Sara, saliamo di là che c'è la strada più bella. Vediamo, giriamo, guardate il Mavic che si sposta, si allontana. Adesso vediamo cosa fa quando cambierò direzione, se mi segue oppure no. Sì, perché sono lì i cavalli. Guardate il Mavic che arriva e passa sotto la pianta. Fantastico, eh? Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Io sono entusiasta in una maniera allucinante per questo ATTEC Track. Se avesse avuto pure il sensore 360 gradi, ragazzi, tanta roba, eh? Come sei caduta? Nell'erba. Andiamo. Ma ovviamente questo lo vedremo sul Mavic Pro 3 sicuramente, giusto per differenziare le tre categorie di droni, come sempre detto, DJI ci sta riuscendo bene. Comunque, tanta roba. Ok ragazzi, la prova con l'ATTEC 3.0 direi davvero superata, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Pur avendo solo i sensori anteriori e quelli posteriori e quelli sotto, avete visto come lavorano talmente bene che diciamo è riuscito a scendere, abbassarsi, passare sotto ai rami. Ovviamente con i sensori messi anche sopra lateralmente sarebbe stato ancora una cosa più top, ma quella di sicuro la vedremo con il Mavic Pro 3. DJI qua non li ha montati sicuramente, appunto per differenziare le sue fasce di droni, ma già così ragazzi davvero davvero pazzesco, e vi assicuro che c'era davvero poca luce sotto a quel bosco, davvero davvero poca. Adesso ve lo faccio dire anche da mia figlia Sara, che l'ha visto e anche lei è rimasta entusiasta di come si è comportato questo Mavic Air 2 nel seguirci sotto al bosco. Ciao, secondo me si è comportato davvero bene, è stato bravissimo. Quindi se ve lo dice lei, sicuramente è stato bravo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere un'anteprima di questo ATTEC Track 3.0 del Mavic Air 2, davvero davvero fantastico, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!